sul piccolo e grazioso lago di Viverone. In una delle più ridenti plaghe del Canavese è stata inaugurata una nuova sede della Federazione Motonautica Italiana. Dopo la cerimonia, improntata a semplicità fascista, si sono svolte sullo specchio del lago, le cui sponde erano gremite di folla acclamante, alcune combattutissime gare motonautiche, durante le quali il campione d'Italia, Conte Teo Rossi di Montelera, è riuscito a superare, dopo un serrato duello, l'americano Rutherford, detentore di un titolo mondiale.